Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Come prima cosa, ragazzi, in questo video volevo andare finalmente a fare la seconda evoluzione al mio golem, ma prima di fare la seconda evoluzione volevo dare una sorta di piccola probabilità alla fortuna di darmi una copia del golem, quindi direi di due roll tripli, primo niente e secondo niente, quindi non ci ha voluto dare questo golem copia, peccato, tanto andiamoci a ritirare queste tre uova perché abbiamo speso le gemme, tutte e tre verdi, e a questo punto andiamoci a evolvere Golem. Allora, abbiamo 60.000 frammenti per evolverlo e tutto il necessario, quindi ritiriamo 168 libri, quelli giganti, ed ecco qua Golem Evo 2. Adesso direi di andarlo subito a riportare su e vediamo un po' a quale livello riesco a riportarlo. Ritiriamo intanto 168 libri e iniziamo un po'. Allora, vediamo. Livello 120, 140 e 160. Manca un po' di oro. Facciamo un paio di rapidi raid. Facciamo così con Mino che fa in fretta. Allora, primo raid, secondo, facciamo così, direttamente 100%. Proviamo il terzo. Allora, facciamo così, 33%, 44%, 67, va bene. Ce ne facciamo anche un altro qui, che c'è un po' di oro, perfetto. E torniamo sul nostro golem. Eccolo qua, lo possiamo andare a potenziare. E adesso ha superato Cavalier Teschio, quindi io direi di andare a portare anche Cavalier Teschio a livello 160. Ora, che cosa facciamo? Ci vendiamo un po' di libri e prendiamo 360.000 do. Poi torniamo sul nostro Cavalier Teschio. Prima però andiamo a raidare un po' di oro. Allora, facciamo così. Qui non ce n'è molto. Vediamo nel prossimo. Allora, facciamo così. Qui ce n'è soltanto 47, pochissimo. Oh, qui ce n'è un bel po'. Vediamo un pochino, 89% ci va bene. Ci impadroniamo di quest'oro e torniamo su Cavalier Teschio. Eccolo qua, e andiamo a potenziare anche lui. Adesso abbiamo 165.000 do e un bel po' di libri. Quindi io direi che Golem e Teschio, anche così, sono molto forti e li continuerò a expare facendogli prendere esperienza praticamente ovunque. Però volevo andare, ragazzi, perché è uno sfizio e io gli sfizi mi piace togliermi, non me ne importa niente. Voglio andare a portare un pochettino su questo Rodolfo, ragazzi. Rodolfo, allora, facciamo così, 160. Poi ci servono 200.000 do e 2 milioni di oro. Allora, andiamoci a prendere subito l'oro. Ok, qui ce n'è un po', vediamo. 63% ci va bene. Anche qui tantissimo oro. Allora, facciamo così. Quella torre sbarazzina. Ci mettiamo anche il boost e la bandierina. Solo 42%. E mi ha anche schiattato Mino, fondamentale. Per fregare oro, ma va bene così per adesso. Torniamo su Rodolfo e lo andiamo a potenziare. Adesso anche lui è a 160. Con l'esperienza che mi sono rimasti in libri, non riesco, diciamo, ad avere abbastanza do ed esperienza per poter evolvere anche Rodolfo per adesso. Però posso portare anche a livello 160 Redivivo, ragazzi, perché Redivivo è un eroe davvero forte. L'unica cosa che mi dispiace è che con questo spiegare 3 andargli a dare dei libri è un po' sprecato, quindi magari gliela farò prendere questa exp con i dungeon e con le ondate, mi sembra praticamente meglio. Quindi queste 5.500 gemme, a questo punto, dato che adesso sono sistemati questo golem e questo teschio, ci vorrebbe anche un bel talento. Quindi io direi di andarle a rollare un po' a talenti e vedere se ci esce per caso un talento buono. Allora, spargimento con la prima carta non ci serve, neanche scottatura ovviamente, pelle coriacea tanto meno, tenacia non ci facciamo niente, pelle coriacea 5. Pelle coriacea 5 che anche a golem non sta male. E quindi, ragazzi, sì, direi che lo vado proprio a dare a Golem, perché effettivamente non ci sta per niente male con Golem per pelle coriacea. Quindi andiamo a sostituire questo talento
e vediamo anche un attimino, magari mi serve pure teschio, no, teschio, vabbè, c'è questo 5, cerchiamolo a qualcun altro, magari, ah, se porta fortuna possiamo cercarlo direttamente su Vlad, perché mi servirebbe un talento per Vlad, quindi andiamo un po' a vedere. Furia 1, niente da fare. Pelle coriacea 2, che non ci frega niente. Tenacia 1, ancora meno. Autodistruzione 1, che non serve a nulla. Colpo pesante 5 di una inutilità cosmica, che però possiamo dare a qualcuno per aumentare un po' di potere. Ok, buttiamolo qui e vediamo un po' con queste 2800 gemme se ci vorrà dare qualcosa. Allora, furia 1 non ci serve a niente, spargimento 1 ancora meno, furia 1 stessa cosa di prima, rigenerazione 1 che non ci serve proprio a niente, spiegare 4 ed ecco qua uno spiegare 4. Spiegare 4, ragazzi, a questo punto lo vado a dare a Rodolfo, mi sa. Sono indeciso fra Rodolfo e Distruttore, però Distruttore è un rigenerazione 3 e al momento non è un eroe che expero proprio subito. Nonostante è molto forte, ragazzi, l'ho provato, è davvero forte. Però, direi di darlo a Rodolfo, così mi expa molto prima e lo inizio a expare subito. Proseguiamo con le ultime 1300 gemme, quindi 3 roll, quindi vediamo un pochettino. 1, un bel nulla cosmico. 2, bastione 1 che non ci serve proprio a nulla. E 3, accelerazione 1. Rimangono 491, posso farne anche un altro. Guardiano del fuoco 5, non male, guardiano del fuoco 5, vediamo se lo riesco ad appioppare a qualcuno. A questo punto, ragazzi, lo andiamo a dare questo talento, direi proprio a Redivivo, perché Redivivo è un super tank e quindi ci sta bene, diciamo, sicuramente è meglio di spiegare. Nel frattempo direi che ci sta bene, quindi dai, almeno un paio di talentini l'abbiamo risolti, più uno spiegare, non male, anche perché devo dire che questo pelle coriace a qui su Golem effettivamente, cioè portato anche superiore a 5, lo rende abbastanza immortale, quindi tutto sommato bastione sì, ci sta bene, però devo dire che questo riduce 25%, è tanta roba, portato alto potrebbe essere anche più efficace di bastione su questo eroe, quindi davvero magari un talento inaspettato che potrebbe far davvero bene. E quindi, ragazzi, in questo video sto appena vedendo che abbiamo anche superato i 180.000 e sono diventato dominatore, ragazzi, addirittura dominatore. E ora è arrivato il momento di vederci un attimino tre forzieri da aprire, che abbiamo speso 6.000 gemme, quindi andiamo un pochino a vedere che cosa ci darà con queste tre estrazioni. Allora, 3, 55 frammenti, inaugurano sempre loro, 55 frammenti. Poi abbiamo 900 do e 55 frammenti, non ci è uscito neanche oggi elettrica a questo scrigno. Poi abbiamo rompi e vinci. Rompiamo l'uovo 2, che c'ha una faccia strana, e poi direi dopo questi 2000 do di fare esattamente questa faccia qui, quando sotto dentro quest'uovo troveremo elettrica, faremo proprio quella faccia lì. E invece no, 200 gemme, abbiamo zero chance. C'è anche, diventa un alchimista, ma io sono un alchimista povero, diciamo, sono un alchimista sfigato, quindi riceviamo materiale, vediamo un po'. Polvere da sparo, vabbè, li ritiriamo tutti, vediamo se ci riusciamo a prendere qualcosa. Abbiamo ottenuto questi materiali qui, possiamo andarli a cambiare in essenza campione gelatinoso 1 o linfa di cristallo. Vabbè, ci prendiamo campione gelatinoso, tanta roba, e vai, non vedo l'ora di controllare il mio account. E anche oggi nessuna gioia da questi scrigni, anche se l'ultima volta mi è uscita la copia di Cavalier Teschio, quindi per carità non ci sputiamo sopra, anche adesso sono uscite 200 gemme. E quindi prima di chiudere volevo salutare Kaneki Cam, Lollo Show, Alessio Viscuso e Cri. Quindi ciao a tutti, ragazzi, e per questo video direi che abbiamo davvero finito. Vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuto e soprattutto un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi talenti e soprattutto di pelle coriacea su Golem, voglio davvero sapere che cosa ne pensate. E quindi io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.